Io ho pensato di dedicarti delle parole. Queste sono per te. Un'infanzia felice può sbocciare ovunque ci sia tenerezza. La tua è cresciuta nel tempo difficile del dopoguerra, nell'abbraccio forte di due genitori che si amano. Mamma Lucia fa la sarta, suona il mandolino e canta con voce incantevole. Papà Vittorio è un commerciante ambulante, ama la scrittura, compone poesie e suona la fisarmonica. Tu hai 5 anni quando senti il primo vagito di Gabriella. Nonna dice che l'ha portata la cicogna e tu corri alla finestra per cercare nel cielo la traccia di quel volo che ti ha portato una sorellina. A Gabriella sarai sempre legata, a lei sarai sempre vicina. All'inizio della sua carriera, lei ti chiede di ascoltare le sue canzoni. Tu allora metti a letto i tuoi bambini, Elio, Francesca ed Emiliano. Soltanto Elio e Francesca c'erano. Emiliano ancora no. E dopo che anche tuo marito Walter è andato a dormire, ti siedi sul divano e ascolti. Dammi il tuo giudizio spassionato, ti dice Gabriella, ma non da sorella. Qualche volta ti chiede anche di fare il controcanto, la melodia secondaria che si accorda con quella principale. Vero. E la arricchisce di senso e di colore. In che modo sei stata nella vita il controcanto di Gabriella? Ma guarda, io da quando Gabriella ha iniziato a intraprendere questo lavoro, diciamo, già quando stava a Milano, no, perché io ero a Roma, lei, io ero mamma di 2 figli già, però ho preso sempre parte ai lavori di Gabriella, cioè io sono stata sempre all'ombra di Gabriella, ma non per volere di lei, perché lei era fanatica di me. Lei quando parlava di me erano i sacrifici che facevo per la famiglia, per i figli, per la scuola. Adorava i miei bambini, lei era ancora ragazza, perché lei ha avuto il figlio in tarda età, che ha la stessa età di mio figlio, del terzo figlio mio. Quindi ha dedicato l'infanzia dei miei bambini, dei primi 2 figli, l'ha dedicata più lei che io come madre. Io andavo a prendere i miei figli a scuola, io la trovavo in prima linea, perché andava prima lei a prenderli quando uscivano da scuola, perché lei doveva stringere e abbracciare i nipoti, li adorava. Poi è successo che ha cominciato a fare delle tournée. Dopo lo show di Dove sta Zazà, che è stato un enorme successo, partì per il Sud America per fare un giro di tournée. E mio cognato allora era direttore generale dell'RCA Victor, con sede lì a Caracas. Ci invitò a me, mio marito e i miei 2 bambini. Mi appare una vacanza a Caracas di 3 mesi, era il 1970, quindi i bambini erano piccoli, Francesca e Elio erano piccoli. Io sono andata lì per 3 mesi, sono stata lì 2 anni, perché non riusciva a mandarmi via. Ci ha tenuto a Caracas con lei per 2 anni. 2 lunghi anni dove lei si è goduta dalla mattina alla sera tutti i giorni i miei figli, perché lei adorava i miei figli. Ci sono delle foto di Caracas che si vede che mia figlia era piccola, eccetera. La conciava, gli metteva le collane, gli metteva i parenti. Sai che io devo tutto il mio percorso a un romano doc, che è Maurizio Costanzo, che mi ha tante volte parlato di Gabriella Ferri e tante volte mi ha detto, e io convengo con Maurizio su questa tesi, che questo paese non è stato all'altezza di onorarla come Gabriella meriterebbe o come Gabriella meritava. È vero, è vero. Perché secondo te? Allora io ti dico che in Sud America lei è andata in Argentina a fare una tournée, è tornata col disco di platino, non d'oro, di platino, per il successo che ha avuto nel quartiere degli italiani a Buenos Aires. Ha fatto un concerto, non la rimandavano mai via. E ha avuto questa riconoscenza che in Italia non aveva avuto. Ma lei soffriva per questo? Lei
Sì, penso che in cuor suo soffriva perché era molto sensibile, come sono sensibile io, proprio tutta la mia famiglia. Però ebbe questo grande riconoscimento, prendere un disco di platino, in fondo erano pochi anni che cantava, non è che era già di vecchia data. Dopo di questo, dice, come? In Argentina prende il disco di platino, dopodiché ha avuto riconoscimento, non mi ricordo adesso, dirò una bugia, a Caracas che cosa gli diedero. Perché a Caracas non si poteva accendere la radio, che c'era Gabriela Ferri. Accendevi la televisione, c'era Gabriela Ferri. Camminavi per la strada, io uscivo con lei a passeggio con i bambini, come niente fosse, si fermava con tutti. Parlava benissimo lo spagnolo, tanto è vero che le sue canzoni le ha pure registrate tutte in lingua spagnola. Aveva una parola dolce e sincera per tutti, non si spazientiva mai, stringeva la mano a chiunque.